Ciao ragazze, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog decisamente chiacchiericcio perché mi avete richiesto in tantissime, avendo messo il sondaggio su Instagram, il video sul primo mese di Alessandra. Quindi come è andata, insomma il primo mese barra primo mese e mezzo, perché comunque vi parlo ad oggi, nel senso che lei è nata il 7 di marzo 2019 e siamo al 27, se non erro, di aprile. Credo sia il 27, 26 o 27 comunque, un po' di confusione, non so neanche più che giorno è perché dormo veramente, veramente male e poco, però si sa, fa parte del pacchetto, ecco, fa parte di questo periodo. Allora, cosa vi posso raccontare in merito ad Alessandra, al mio rapporto con Alessandra, come è andato questo primo mese e mezzo? È andato bene, nel senso che ho riscoperto un istinto materno che credevo di aver, diciamo, accantonato, se così, si può dire, nel senso che comunque io ho un altro bimbo di, quasi 7 anni, perché a luglio compirà 7 anni. E pensavo di non ricordarmi tante cose, anche solo il pannolino anziché l'allattamento, la manualità anche nel vestire una neonata. Invece devo dire che non me l'aspettavo, ma ho avuto pochissimo bisogno di aiuto, anzi direi praticamente nulla, nel senso che mi ricordavo proprio tutto come se fossi tornata indietro di 7 anni. Ecco, mi sono trovata bene, Alessandra è molto molto brava. Sono molto molto fortunata perché comunque le piace mangiare, quindi si è attaccata bene al seno, non ho avuto problemi con l'allattamento. Sin dai primi giorni, devo dire la verità, non ho avuto grandissimi problemi, forse giusto i primi 2 o 3 giorni perché si innervosiva, perché i primi giorni, come saprete, c'è il colostro, non c'è ancora il latte vero e proprio, poi dopo 4-5 giorni arriva la montata lattea. E finalmente la bambina si sazia realmente con il vostro latte, insomma, se si è fortunati ad avere appunto il latte. E quindi devo dire la verità, lei è una bambina a cui piace mangiare, o perlomeno per ora ci sta dando questa impressione. Quindi mangia volentieri ogni 2, 3, massimo massimo 4 ore. E piange proprio solo quando ha la colichina, quindi è molto brava, una bambina molto tranquilla per quello che ci sembra in questo primo mese e mezzo. E siamo felicissimi perché è una bambina anche molto buffa, se così vogliamo, perché quando è nata aveva questa sorta di rosa del capello che le faceva venire i capelli a tipo crestina, no? Quindi già dagli inizi noi ce ne siamo innamorati follemente perché è proprio simpatica, ecco, ci ispirava proprio simpatia. Poi è vero che, come si suol dire, ogni scarafone è bella mamma sua, però a noi proprio ci faceva ridere, ecco, è proprio stata una cosa dolce sin dall'inizio. Inizio a notare, ma veramente da 2 o 3 giorni, un po' più di interazione, quindi mi guarda più spesso, probabilmente vede molto meglio adesso. E ogni tanto quando faccio qualcosa di buffo le parte un sorrisino, quindi inizia quella fase in cui inizia a darti piccole 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 soddisfazioni, quindi non vedo veramente l'ora che proprio interagisca, quindi che rida a quello che faccio, quando uno fa le faccette buffe, insomma, vederla ridere, non vedo veramente l'ora. Per tutto il resto, allora, per quanto riguarda me, è stato un periodo brutto, nel senso che è stato un periodo bellissimo per quanto riguarda noi come famiglia, con Alessandra, bellissimi momenti, il primo bagnetto, la caduta del cordone ombelicale. È stato tutto bellissimo e ci siamo goduti ogni singolo attimo, ma per quanto riguarda me è stato un mese molto brutto, che sta
andando in salita e io credo che sia dovuto tantissimo agli ormoni, a uno sbalzo ormonale abbastanza importante, nel senso che la casualità della cosa, infatti ho notato, infatti ci tenevo anche a dirvelo, Alessandra ha avuto la dermatite neonatale, quindi praticamente io le trasferivo i miei ormoni e il neonato, da quello che ho capito dalla pediatra, non riesce a diciamo eliminarli in maniera semplice, nella pancia anche ne è a contatto, ma tramite la mamma no, non, insomma, non ha conseguenze. Invece quando nasce, soprattutto quando c'è l'allattamento al seno, c'è questo scambio ormonale e quindi gli sono venuti tutti dei brufolettini. Casualmente, quando era il mio periodo nerissimo, la bambina era piena, piena di questi brufoletti. Adesso che inizio a sentirmi meglio, un po' più lucida di testa, casualmente la bambina non ha più brufoletti. Quindi, secondo me, sono gli ormoni che stanno ritornando un attimino, penso, a livelli normali dalla gravidanza. E vi farò un video a parte, perché ho fatto già un video relativo al baby blues, quindi cosa ho passato i primissimi giorni dopo aver partorito, quindi tristezza. Vi lascio il video qui se mi ricordo o nell'info box. Vi dico sempre se mi ricordo perché puntualmente me ne dimentico, perché non riguardo proprio tutto il video, soprattutto quando chiacchiero così. Quindi spero di ricordarmene, giuro che farò il possibile per ricordarmene. Comunque in caso trovate il video pochi video più giù, trovate il video sul baby blues. E vi parlavo appunto in quel video della mia tristezza postpartum, di come mi sentivo nei confronti di chi me la prendeva dalle braccia, queste cose qua. E invece quello di cui vi sto parlando ora è una cosa ancora diversa, nel senso che mi è un pochino passata questa cosa di questo attaccamento, c'è ancora forte, ma non come i primi giorni, ovviamente dopo aver partorito, che insomma avete questo senso protettivo proprio esagerato e non volete darla, insomma, no? E questa tristezza immotivata, quindi piangevo in ospedale, poi non mi dimettevano, eccetera, eccetera. Comunque andate a vedervi il video, non voglio dilungarmi troppo. Invece quello di cui vi parlo adesso è una cosa ancora diversa, quindi una crisi proprio, se vogliamo, anche di coppia, di cui vi parlerò in un video a parte. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi fa piacere che io ve ne parli. Comunque non ho passato un bel mese, in realtà non un mese e mezzo, perché fino intorno al 25 di marzo era tutto ok, abbastanza ok, a parte questo baby blues, queste prime difficoltà con una neonata, ovviamente, ovvero dormire poco, perché poi le difficoltà sono bene o male queste, ma ve ne parlerò tra poco. Direi che dal 26 circa di marzo al direi 17-18 di aprile, 20 di aprile massimo, il disastro più totale, proprio uno schifo di periodo, e veramente ci tengo, magari aspetto il vostro riscontro, ma credo sia utile farne un video perché mi aiuterebbe anche a tirar fuori lo schifo veramente che ho passato in questi 20 giorni, probabilmente dovuto agli ormoni, probabilmente dovuto a delle insicurezze mie, però insomma è stato un periodo un po' pesantuccio. Detto ciò, vi farò, penso, un video a parte, aspetto vostre notizie nei commenti. E invece, per quanto riguarda le prime difficoltà con Alessandra, direi che come difficoltà principali, tanta, tanta, tantissima stanchezza, perché poi comunque dovendola allattare io al seno, sinceramente mi sono rifiutata di comprare il tiralatte, perché comunque sia affittarlo che comprarlo ha delle cifre abbastanza importanti, e sinceramente non ne ho vista la necessità, insomma. Ovvio è più comodo il tiralatte o il latte artificiale per certi aspetti, perché si può delegare di più. E invece allattando al seno devi essere sempre vigile, ogni 2-3 ore devi essere disponibile per la bimba, e quindi è sicuramente molto più stancante, non lo metto in dubbio questo.
E non per nulla, appunto, mi sveglio la notte, anche se devo dire che lei fa l'ultimo pasto intorno all'una, l'una e mezza massimo. E poi, se dorme ancora, la sveglio io alle 6. Diversamente, mi chiama lei se ha fame prima, insomma. Quindi devo dire che su questo è una bambina che non dà problemi. L'unica pecca, se vogliamo, è che dorme poco. Dorme veramente poco anche di giorno. Io, da quello che avevo sentito sia dalla pediatra che appunto informandomi sui vari libri che ho, un neonato non dovrebbe stare sveglio più di un'ora e mezza, soprattutto i primissimi tempi, e invece lei se ne sta sveglia tranquillamente 5-6 ore, cioè proprio senza problemi, bella sveglia con questi due fanali che ha al posto degli occhi, e quindi tempo per me, tempo per la coppia, tempo per la casa, ce n'è veramente, veramente poco. E quindi, insomma, l'unica difficoltà reale che ho riscontrato è proprio questa, che lei dorme poco e quindi ho poco tempo per tirare un sospiro di sollievo, per farmi una doccia, quindi devo sempre aspettare Riccardo, oppure grazie a Dio c'è Fede che comunque ha quasi 7 anni, quindi è un bambino autonomo, un bambino che già sa fare tutto da solo e che quindi mi dà una grossa, grossa mano. Magari mi avvisa se sta piangendo, se c'è la camera chiusa. E la bimba dorme, io sto lavando i piatti, magari non sempre sento, quindi lui mi dice: mamma, le piange, e io mi fermo e vado da lei. Insomma, mi aiuta parecchio, quindi l'unica difficoltà effettiva che mi sento di riscontrarvi è appunto che ha poco, poco sonno, ecco, dorme pochino. Abbiamo fatto già due bilanci di salute che sono andati molto bene. Tutto ok. Consigliato, diciamo, di svegliarla almeno alle 6 del mattino, perché lei a volte tirerebbe a dormire anche fino alle 7 e mezza. Dall'una e mezza che ha fatto l'ultimo pasto sono troppe ore senza mangiare per essere così piccola. E quindi l'unico consiglio che la pediatra si è sentita di darmi è magari di, se lei tira dritto, di mettermi la sveglia alle 6 e svegliarla io, stimolarla a mangiare già alle 6. Così da avere 7-8 pasti giornalieri, perché comunque mangia ogni 3 orette di media, 2 a volte 3, dipende quanto ha mangiato, quanto latte è riuscita a prendere. Sto cercando di non fissarmi con il peso, nonostante io abbia la bilancia della Kiko, con cui mi trovo benissimo. La peso all'incirca una volta alla settimana. Se non fa particolarmente caldo, cerco di pesarla sempre con le stesse cose addosso. Diversamente, la spoglio quando le devo fare il bagnetto oppure prima che deve mangiare, la peso. Poi ogni tanto faccio la doppia pesata, quindi per vedere che effettivamente il mio seno le dia un pasto completo, e che io riesca ancora ad allattarla in maniera esclusiva, faccio la doppia pesata, giusto per tranquillità mia, perché voglio giusto vedere, non per segnarmi maniacalmente tutto, anzi, devo dire che non mi sto più fissando tanto, lo facevo il primo mesetto, l'ho fatto. Adesso non mi segno più tutto il peso, il contropeso, la doppia pesata, perché comunque lei sta crescendo, la vediamo che cresce bene, anche la pediatra ha visto che cresce bene, i passi ne fa tanti, la vediamo sazia dopo che ha fatto la poppata, quindi insomma siamo sereni e tranquilli. E niente, quindi questo è più o meno il resoconto di questo mese e mezzo che è stato, insomma, emozionante, è stato sicuramente un mese magico, nonostante appunto solo questa pecca che io mi sia sentita così male, e ve ne parlerò in un altro video, sempre se a voi può interessare ovviamente, quindi aspetto i vostri commenti. E se non mi seguite su Instagram, seguitemi, vi lascio il mio nome qui sotto come sempre, perché spesso metto delle stories con la bimba, a volte metto dei sondaggi per chiedervi se preferite un video a un certo orario, se preferite un certo video a un altro tipo di video, insomma vi coinvolgo il più possibile nelle mie scelte del canale, perché il canale non è solo mio ma è anche vostro. Anzi, vi ringrazio per tutto il sostegno che mi date ogni giorno, per tutti i vostri messaggi bellissimi che mi avete mandato anche nei momenti più bui. Che
chi mi segue sa di cosa parlo, quindi vi ringrazierò nello specifico anche in questo video se lo farò, in cui vi spiegherò insomma cosa è successo. E niente, io ora vado dalla piccolina, che è quasi ora della pappa. Vi mando un bacione gigante e grazie per avermi ascoltata, per aver visto questo video. Se avete domande, scrivete sempre nei commenti e ci vediamo alla prossima.